con queste motivazioni, per la sua professionalità e per le sue non comuni doti comunicative, la commissione preposta, presieduta dal vescovo diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, assegna all'unanimità il premio giornalistico Angelo Narducci 2023 al dottor Marco Tarquinio. La nostra comunità diocesana, insieme alla comunità parrocchiale di Lerici, ringrazia il dottor Marco Tarquinio per l'amicizia e l'affetto che sempre ha avuto verso noi tutti. Rinnova i sensi di sincera amicizia, confermando che tra di noi sarà sempre a casa. Grazie. È bello ritrovarsi a Lerici ancora una volta in forma ufficiale in una serata come questa. È un po' emozionante per me perché appunto per tanti anni ho accompagnato i premiati che via via si sono alternati su questo palco per un premio che è intitolato al secondo direttore della storia di Avvenire, quello che ha dato l'imprinting fondamentale a questa testata, agli albori della nostra storia, che come ricordo sempre è quella di un giornale che nasce da un padre e da una madre, che sono l'Italia di Milano e l'Avvenire d'Italia di Bologna, due giornali che ci precedono e che rappresentano dei pilastri forti, giornali che hanno saputo sviluppare un'informazione ispirata dentro la società italiana in tempi difficili quanto quelli che noi viviamo oggi, senza mai chinarsi ai poteri e ai pensieri dominanti. E per questo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a differenza di altri giornali, poterono tornare in edicola con la loro testata senza doverla cambiare. Io mi sono sempre sentito erede di questa storia e di questa libertà e di questa dignità dell'informazione. Ed erede di una storia che mette al primo posto la persona umana e si fa cronaca, questa storia, che mette la persona umana in tutte le sue condizioni, riconoscendone l'unicità, la preziosità, riconoscendo le debolezze, gli errori che costellano la vita degli uomini e delle donne e la forza ineliminabile. Ognuno di noi è essenziale sulla faccia della terra, nessuno di noi è di troppo.